metri, righelli, bilance, orologi, termometri. Le misure sono davvero ovunque nella nostra vita. Ne abbiamo bisogno per la nostra salute, per il nostro benessere, per lavorare nel tempo libero. E questa attenzione non è una moda o una necessità moderna. Guardate questo, ad esempio. È un pezzo di avorio di mammut, inciso circa 30.000 anni fa. Si ritiene che le incisioni siano registrazioni delle fasi lunari, una sorta di calendario tascabile ante litteram. Beh, in effetti a quei tempi non avevano i telefoni cellulari. Ecco, noi abbiamo sempre misurato il mondo, per conoscerlo ed esplorarlo, per viverci, per interagire tra noi. Noi misuriamo il mondo per conoscere il passato, per capire il presente e progettare il futuro. E lo facciamo tutto ciò con solo 7 unità di misura fondamentali. Il metro, il chilogrammo, il secondo, il kelvin per la temperatura, l'ampere per la corrente elettrica, la mole per la quantità di sostanza e la candela per l'intensità luminosa. Ecco, però ci sono voluti millenni e due rivoluzioni, la rivoluzione scientifica di Galileo e la rivoluzione francese, per rendere il sistema di misura davvero universale. E ora, solo 2 anni fa, una nuova rivoluzione, ancora più grande. Il nostro sistema di misurazione non si basa più su manufatti umani deperibili, come ad esempio il chilogrammo di platino iridio o la barra metrica conservata in Francia, ma su costanti universali della natura. E questa è una delle principali conquiste scientifiche e sociali dell'era moderna. Con sole 7 unità di misura fondamentali cerchiamo di comprendere la complessità e le meraviglie della natura, dalle particelle elementari ai confini dell'universo. In questo libro, Le 7 misure del mondo, vi accompagnerò a incontrare queste unità fondamentali. Un viaggio ricco di storie, di contaminazioni, di curiosità, di aneddoti alla scoperta della fisica, da Galileo ad Einstein, da Newton alla meccanica quantistica, per scoprire come la scienza aiuti a vivere meglio, aiuti a costruire un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente, con un finale sorprendente, perché nella vita non tutto si può e si deve misurare.